quale bilancio si può fare di questa stagione della vostra attività a livello di manifestazioni organizzate, a livello insomma di tutto ciò che ha contribuito a far crescere il Savona Yacht Club in questo 2018? Noi siamo comunque un circolo molto piccolo, abbiamo ancora pochissimi associati, in quanto stiamo ancora aspettando che gli enti preposti ci assegnino gli spazi a mare per poter aprire la scuola a vela per i ragazzi. Le nostre manifestazioni principali sono manifestazioni in altura, veleggiate, piuttosto che una regata importante che facciamo col pleniluno di luglio, che si chiama Isole di Notte, con una regata veleggiata di imbarcazioni sui 10-12 metri, che partono dall'area marina protetta di Bergeggi, arrivano alla Gallinara, fanno il periplo di notte e rientrano nel primo mattino e tarda mattinata. Ed è una manifestazione piuttosto spettacolare, in quanto si tende a farla durante appunto le notti di plenilunio. C'è una certa nuvolosità, periodo estivo, diventa una crociera piacevole per tutti. Numero di soci? Siamo una trentina di soci. Tutti accomunati dalla passione per la vela d'altura. Esattamente. 2019 che anno sarà per voi? Ma ci auguriamo di riuscire a concludere, almeno per partire definitivamente con la scuola vela per i ragazzi, con gli Optimist, con la nostra istruttrice che è Paola Rosso, e riuscire a portarli fuori qui davanti al mare di Savona a farli divertire.